La volontà nasce dal contributo di idee del Comitato Unico di Garanzia del Personale Civile della Difesa, che ha inteso portare la propria partecipazione, i propri studi e le proprie attività al servizio dell'istituzione, collaborando anche con altre istituzioni che lavorano sul tema. Quindi abbiamo avviato una serie di azioni formative e informative per divulgare la nostra azione, per rendere partecipe il personale e per valorizzare il personale stesso della difesa, in particolare la componente civile, in questa azione di civilizzazione e di miglioramento della società tutta. E in questo ci avvaliamo dell'opera della consigliera di fiducia, che è una figura specialistica, una psicologa specializzata che offre un supporto concreto e quotidiano al nostro personale civile. Ecco, dottoressa, all'interno dei panel che si sono succeduti, una parola è tornata molto spesso, che è quella di educazione. Educazione. E infatti poi ci sarà un video finale che porterà poi a fare una riflessione proprio sull'educazione come fondamento per lavorare su questa tematica. Un'educazione e una sensibilizzazione che deve essere fatta sin dalla tenera età. Un'ultima battuta. Comunque tanta strada c'è ancora da fare, ma tanta strada si è fatta fin qui. Sì, tanta strada si è fatta e questa strada è passata attraverso la valorizzazione dell'elemento femminile e soprattutto la presa di coscienza del valore femminile e delle capacità femminili, e quindi attraverso il potenziamento della resilienza della risorsa femminile.